L'importante era vincere e con tanta sofferenza arriva la prima vittoria di Montella bis sulla panchina della Fiorentina, arriva la prima vittoria ufficiale dell'era commisso, arriva la prima vittoria ufficiale dell'era commisso al Franchi, insomma tante coincidenze, fatto sta una Fiorentina che soffre oltremodo, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo viene un po' fuori, ma fatto sta alla fine. Segna 3 gol in 9 minuti e grazie a un grande Dusan Vlahovic appena entrato ribalta al Monza battendolo per 3-1 con il gol iniziale di Brighenti, poi la doppietta di Vlahovic e il sigillo finale di Chiesa. Tanta troppa forse sofferenza, però sinceramente me ne frega il giusto perché alla fine contava vinci. Oggi contava vincere perché comunque la Fiorentina, ragazzi, lo sappiamo, forse è un po' indietro con la preparazione. Si fu già i giocatori avevano la testa al Napoli della prossima settimana e siamo ancora un po' mezzi in vacanza. Il Monza invece ha già due partite alle spalle, ha vinto con il Benevento, ha una squadra niente male e appunto, comunque oggi preparava la partita per cercare di fare la partita della vita al Franchi, quindi avanti con la preparazione, non, diciamo, hanno tenuto l'1-0 per tanto, poi chiaramente dopo l'1-1 della Fiorentina si sono sciolti come la neve al sole, quello era chiaro, perché comunque cercavano di mantenere il vantaggio, poi chiaramente dopo saltati tutti gli schemi nel finale, allora la Fiorentina a quel punto dilaga e comunque i cambi vincenti sono stati Montiel e Vlahovic, c'è poco da fare, ma soprattutto Vlahovic. Io non capisco che cosa Montiel aspettasse prima di mettere Dusan Vlahovic, fatto sta appena entrato, subito, da buttate due dentro, a dimostrazione che questo è un giocatore che ci può fare tanto comodo sin da questa stagione, perché mi sembra evidente, perché un giocatore ci può fare tanto comodo perché ha fame, ha sete comunque di gol, vede la porta, l'abbiamo visto oggi e poi comunque nel complesso una prestazione non male, soprattutto nel secondo tempo, Badel molto bene, Chiesa non ha sfigurato, ecco chi ha sfigurato ragazzi, Terzic oggi qualcosa di indecoroso, non ha azzeccato un cross. Io non capisco come Montella le faccia battere a lui le punizioni piuttosto che a Pulgar, che è uno specialista. Non ha azzeccato una punizione sul gol dell'1-0, gli è saltata la copertura, cioè qualcosa. Però fatto sta, la fine è andata bene. L'importante era questo: l'importante era cominciare con il piede giusto, poi tutto verrà di conseguenza. Oggi, per vari motivi, paradossalmente era più difficile piuttosto di affrontare una squadra più forte. Però fatto sta, la vittoria arriva. La vittoria arriva, arrivano anche qualche segnale incoraggiante, almeno un po' quell'atteggiamento montelliano del 2012-2015 l'abbiamo rivisto. Comunque il centrocampo mi sembra abbia fatto netti passi avanti, grazie al ritorno di Badel, ma anche a Pulgar. Lirola non mi ha convinto più di tanto, per esempio, Boateng neanche più di tanto. Sottil bravo comunque, frizzantezza, velocità, un giocatore molto imprevedibile che può far male là davanti. E quindi ragazzi a questo punto forza Viola, comunque 3-1 contro Galliani e Berlusconi e almeno la prima è andata. Fatemi sapere invece voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una like, mi piace al video e condividete questo video iscritto al canale se ancora non l'avete fatto, sempre e comunque, forza Viola. E a questo punto affronteremo la vincente tra Cittadella e Carpi nel quarto turno, si giocherà mi sembra intorno a ottobre-novembre. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video e forza Viola, dai!